Ciao ragazzi, oh che bello, finalmente essere tornati nello spazio abituale a casa a fare video con tutte le luci, la qualità diversa. Preferisco sempre mettermi qui e registrare contenuti diversi. E a tal proposito vi chiedo uno sforzo, un mi piace per supportare questo video, il secondo video di giornata, che volevo assolutamente portarvi prima di quello di domani in pausa pranzo, dato che comunque Allegri parlerà alle 11:30 in conferenza stampa per analizzare la partita Lazio-Juventus, partita nella quale potrebbe esserci, come no, Paulo Dybala. Esclusi lesioni, quindi dovranno ragionarci ancora un po' e poi Allegri deciderà se arruolare Paulo Dybala per la partita di sabato alle 18. Tra l'altro qua voglio subito dire una cosa, perché nella testa di Allegri sicuramente c'è già l'analisi della partita, Dybala o non Dybala. Dico questo perché qualche giorno fa in un video vi ho detto: attenzione che senza Dybala potrebbe cambiare tutto. E qua lo sottoscrivo ancora una volta. Proprio perché non credo che giocare col 4-4-2 in fase di non possesso contro questa razza di Maurizio Sarri possa rivelarsi una scelta corretta a livello tattico. Poi io, come sapete, non sono nessuno per poter giudicare, dico semplicemente la mia da tifoso della Juventus quale sono. Temo che si possa complicare terribilmente la partita a fare una delle solite partite come le abbiamo fatte ultimamente contro quelle squadre lì. È anche vero che contro le big solitamente abbiamo un po' più di attenzione nella fase difensiva, riusciamo a subire meno gol e a volte a portare anche a casa dei risultati abbastanza soddisfacenti. Ho però questo sentore che andare a fare una partita contro una squadra che a centrocampo ha due dei centrocampisti migliori della Serie A, cioè Milinkovic-Savic e Luis Alberto, possa essere quantomeno un azzardo. Quindi forse è necessario almeno pareggiare il loro numero di centrocampisti. Se andiamo a fare la guerra due centrocampo contro due di più Cataldi, probabilmente, dato che dovrebbe giocare Cataldi in cabina di regia, non so come usciamo dall'Olimpico, devo dire la verità. Però questa è soltanto la mia idea. Quindi, Dybala non Dybala, Allegri deve aver già deciso come affrontare la Lazio in fase di non possesso, se con due o con tre centrocampisti, tradotto o col 4-3-3 o col 4-4-2. Questa è un po' l'idea che voglio lanciarvi. Fino adesso abbiamo sempre visto la Juventus difendere a 4 oppure a 5, perché anche con l'Inter avevamo giocato praticamente con una sorta di 3-5-2 in fase di non possesso per cercare di fare le barricate. Ecco, questa potrebbe essere un'idea, proprio perché, come vi dicevo, vai almeno a pareggiare il numero di giocatori a centrocampo, dove i loro sono qualitativamente in questo momento, immagino, superiori ai nostri. Poi è vero che con Locatelli e McKennie probabilmente abbiamo trovato la quadra, ma non è ancora detta l'ultima parola. Quindi questo è l'appunto che voglio farvi sulla partita, una lettura tattica così alla Carlona molto velocemente. E proprio di centrocampo parliamo. Parliamo di centrocampo perché in questi giorni mi avete chiesto qual è il centrocampista ideale per questa Juventus. Dato che qualche giorno fa ho fatto un video sugli attaccanti dicendovi: ecco, questi sono i profili dei centravanti che vorrei cercare qualora dovessi scegliere io per acquistare la Juventus, lo lascio comunque qui sopra nelle schede. Quasi tutti quei profili avevano una e una sola cosa in comune: il gol. L'attaccante che fa gol, ma che fa gol pesanti, che fa gol tanti, che fa gol sulla continuità, che sta iniziando a fare gol perché magari è un giovane talento o che storicamente ha sempre fatto gol e ce lo dice il suo curriculum. Basta guardare le statistiche di alcuni attaccanti che sono stati inseriti in lista per stropicciarsi gli occhi e dire: wow, un giocatore del genere a Juventus, quanto lo vorrei. Ed erano uniti da questa cosa: finalizzazione. Riuscire a concludere l'azione, riuscire a buttare la palla in rete, ok? Questa era l'unica idea che avevo in questo momento, l'unico criterio per il quale ho scelto quei sette profili che potevano essere tanti di più. Io ne ho messi sette per gioco. E mi avete chiesto: fai la stessa cosa per i centrocampisti? Quindi vai a dirci in un elenco ipotetico di centrocampisti quale secondo te potrebbe essere il centrocampista ideale da acquistare già a gennaio. Perché se è vero come è vero che io continuo a dirvi che, per quanto mi riguarda, io andrei a prendere una punta a gennaio proprio per il discorso legato all'attaccante, al fatto che stiamo facendo pochi gol e secondo me abbiamo bisogno di un giocatore che ci facilita la manovra offensiva buttandoci dentro il pallone anche nelle situazioni in cui non siamo davvero troppo pericolosi. E noi un attaccante del genere ad oggi non ce l'abbiamo, o non l'abbiamo ancora visto, perché magari Kane e Caio possono rivelarsi quel giocatore lì. Io ad oggi fatico a dirvelo. Sembra quasi che la Juventus invece sia molto più indirizzata nell'acquisto di un centrocampista, e che si stia parlando e che ci sia un elenco e che abbiano già deciso che comprerà un centrocampista se ne uscirà un altro. Ora i nomi sono sempre quelli: Ramsey e Rabiot
sono i due che la Juventus lascerebbe andare più volentieri, perché guadagnano tanto e la Juventus non è più disposta a riconoscere determinati stipendi così elevati dei calciatori che non rendono così tanto in campo. L'altro è McKennie, perché? Perché lo puoi monetizzare, puoi guadagnare soldi freschi che possono essere reinvestiti appunto sul centrocampista ottenuti in saccoccia, che male non fa perché non siamo qua a nuotarne loro come paperoni da paperoni. Quindi l'idea della Juventus ad oggi è questa, però come ben sappiamo McKennie è diventato un titolare. Io ve lo dico proprio tranquillamente, dovesse arrivare un'offerta per Bentancur, la valuto senza neanche un problema. Una per Bernardeschi, che ad oggi è usato come centrocampista d'Allegri, ce l'ha detto Max, ad oggi Bernardeschi non è più il giocatore di fascia che era una volta, è diventato anche un giocatore più di fatica. Bernardeschi va in scadenza, un'offerta adesso per Bernardeschi potrebbe essere a mano dal cielo, ma trovatemi una società che potrebbe firmare con Bernardeschi, va bene, a giugno, per averlo a giugno, ma già a gennaio può firmare e che adesso ce lo viene a pagare. Se ve la trovate, siamo contenti tutti probabilmente. Ad ogni modo, questi sono i nomi per le uscite. Io non riesco a dirvi un centrocampista, non riesco a dirvi io voglio quello lì, per diversi motivi. Il primo è la mia ignoranza, non conosco bene determinati profili, Tchouaméni, Zaccaria, Witzel, certo li ho visti giocare, ho visto qualche partito, ho visto gli spezzoni, non è che sono qua a dirvi che sono il massimo esperto della carriera di questi tre giocatori, quindi questo è il primo e non ne ho idea. Il secondo invece io temo che sia una risposta più, tra virgolette, cattiva nei confronti della Juventus, perché se adesso mi chiedete qual è il modo per mettere a posto questa Juve, io non ve lo so dire. Mi piacerebbe avere la possibilità di chiedere questa cosa ad Allegri ed evitare la domanda classica del i miei calciatori sono i più forti del mondo, non li scambierei con niente al mondo, bla 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 bla, perché quella è la classica risposta di default, ma per capire che cosa sta cercando esattamente Massimiliano Allegri in questo momento. Qual è l'elemento che permetterebbe a Massimiliano Allegri, nome e cognome del calciatore, che permetterebbe a Massimiliano Allegri di incastrare tutti i tasselli al loro posto per quanto riguarda la Juventus? Perché ad oggi mi pare di capire che ho Chiesa o Cuadrado. Questa è la prima cosa. Che Chiesa non è più un attaccante come Allegri ce l'aveva descritto qualche tempo fa, anche se eventualmente un'assenza di Dybala potrebbe riproporre Chiesa lì. Queste sono ipotesi, ok? Ma se deve scegliere Allegri, Chiesa lo tiene sulla fascia, nonostante avesse detto tutto il contrario di tutto qualche settimana fa. È Chiesa che può giocare sia a destra che a sinistra, ma che in questo momento a sinistra ha bisogno di un altro tipo di giocatore per dare equilibrio alla squadra, come aveva fatto con Matuidi, come aveva fatto con Pogba, come aveva fatto con Mandzukic, tutte le volte che aveva deciso di utilizzare il 4-2-3-1, ok, con gli esterni larghi. Lui a sinistra ha sempre avuto un giocatore diverso. Questo centrocampo storto lo ha fatto anche con Matuidi, l'ha fatto con Pogba, l'ha fatto con Mandzukic, ve li ripeto, giocatori che non sono quel ruolo lì. E allora mi viene da dire, Zaccaria? Witzel? Tchouaméni? No, non sono i profili che ci permettono di fare quello. E allora vuoi vedere che davvero Allegri in questo momento ha necessità di fare la fase di non possesso in questa maniera, ma che nella sua testa c'è tutto un altro gioco, e cioè gli serve un terzo centrocampista con delle caratteristiche forse più di rottura, di protezione, di schermo davanti alla difesa, per liberare Locatelli, liberare McKennie, e mettere questo giocatore a gestire tutto il peso della manovra della Juventus. Perché bene o male stiamo parlando di tre giocatori con delle caratteristiche simili, che sono anche molto bravi in fase di non possesso palla, e che possono essere delle vere e proprie dighe se inserite davanti alla difesa. Quindi forse è questo che sta cercando la Juve. È ovvio che il primo nome che vi farei è Paul Pogba, per il discorso uguale a quello di Bernardeschi di prima, poi Mino Raiola in questi giorni non se l'è risparmiate, dicendo vabbè, Pogba è in scadenza, la Juve può sognare, è gratis. Ma ve lo dice uno che tranquillamente non si stupirebbe del ritorno di Pogba a zero l'anno prossimo. Ma vi spiego anche perché, ma ne ho già parlato anche in un altro video in maniera più dettagliata. Pogba è un giocatore in scadenza, un giocatore di 29 anni l'anno prossimo, un giocatore che alla Juventus è già stato, e noi ne abbiamo già visti fin troppi di ritorni alla Juventus, in un ruolo in cui ci manca davvero un campione, e soprattutto un giocatore che
è rimasto molto legato alla Juventus e dove è stato veramente bene, dove ha fatto il top della carriera. Io metto insieme tutte queste cinque cose e dico l'anno prossimo un ritorno di Pogba non ce lo vedo per niente male, a maggior ragione dovesse esserci ancora Massimiliano Allegri, che ha un feeling speciale con Pogba. Poi, se grazie a un giocatore come Tchouaméni, dato che sono colleghi, lui e Pogba di nazionale, compagni nazionale, Tchouaméni davanti alla difesa, a fare schermo, Locatelli sulla destra, Pogba sulla sinistra, ti permette poi di riuscire a sviluppare un altro tipo di gioco offensivo, cercando poi di incastrare Paulo Dybala, perché da qui parte tutto il ragionamento, io non lo so. Se a gennaio arriva Zaccaria e lo piazzi davanti alla difesa e puoi fare Locatelli McKennie con Dybala dietro Chiesa e Ken, non lo so, adesso sto ipotizzando, quindi magari l'idea di Allegri è fare il rombo o l'albero di Natale con Chiesa sul centro-destra, anzi Dybala sul centro-destra, Chiesa sul centro-sinistra e Caio Jorge o Morata in attacco, io questo non lo posso sapere, ma ho la sensazione che oggi Allegri, con i giocatori che ha a disposizione, non possa permettersi nemmeno di provare la soluzione che ha in testa. Quindi forse è per questo che ad oggi si sta cercando un centrocampista piuttosto che un attaccante. E forse è per questo che i nomi dei centrocampisti che stanno circolando non sono nomi dei centrocampisti da inserimento, da gol, da assist, da fantasia. No, sono giocatori quanto più di quantità, per permettere eventualmente alla squadra di sbilanciarsi un po' di più, perché c'è quel giocatore che rimane lì. Quindi ad oggi io non saprei dirvi qual è il giocatore che andrei a cercare sul mercato per un semplice motivo. Non ho ancora capito dove vuole andare a parare Allegri. E io immagino, spero, che lui nella sua testa abbia già un'idea di Juventus, che sappia che deve arrivare a fare questo schieramento, questo modulo, e quindi serve questo giocatore. Voglio sapere anche le vostre qui sotto nei commenti, proprio perché sono in difficoltà, e piuttosto che vendervi dei nomi, dei profili, delle idee, delle caratteristiche di un centrocampista ideale che andrei a comprare, quando in realtà non ho idea di cosa possa effettivamente servire a questa Juve, preferisco dirvelo tranquillamente, farvi vedere il ragionamento che mi ha portato a dire questo e ascoltare le vostre parole, le vostre opinioni.